Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Eh già, ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy, o però la mia versione giapponese, perché finalmente si ritorna a pullare come i vecchi tempi. Oggi è uscito il personaggio di Jesse, che avremo la possibilità di ottenere all'interno del gioco con la sua nuova arma LD, con la sua nuova arma Force, e quindi, essendo un personaggio comunque di Final Fantasy VII, mi tocca pullare. Mi tocca pullare con ovviamente anche la BT di Snow, che ritorna come BT Run all'interno di questo evento. E la cosa divertente che non ricordavo effettivamente è che abbiamo anche la prima multisummon gratuita. Quindi avremo la possibilità di poter pullare. Abbiamo anche Tidus e Gabrant con Force e BT, che questo è un banner che per me potrebbe essere veramente veramente ottimo, anche per recuperare le Force di questi personaggi. Quindi potrebbe essere utile trovare la BT di Tidus, perché nella versione giapponese non ce l'ho, non ho neanche la sua Force, quindi potrebbe essere utile. E neanche di Gabrant, non ho praticamente niente di nessuno dei due, quindi buono poter recuperare. E vabbè, poi tutte le altre notizie che ovviamente non mi interessano, diciamo, per il momento. Abbiamo l'evento del personaggio di Jesse. Perché sto pullando adesso? Sto pullando adesso perché avere il personaggio ora mi permetterà comunque di fare le board nel pomeriggio, magari un po' a perdita di tempo così dopo pranzo, in modo tale che poi stasera, quando ovviamente parleremo di Jesse, parleremo in generale del gioco e di tutto ciò che ovviamente concerne il mondo di Opera Omnia, potremo concentrarci subito sulle argomentazioni più valide ed evitare di perdere tempo nel maxare Jesse, che appunto non, praticamente non mi serve a niente. Innanzitutto andiamoci a fare le free pull, che tra l'altro questo banner è stato inserito, se non sbaglio, anche per dare una mano all'interno delle feod, dato che comunque infatti la multisummon è per soltanto questo banner, che è una sorta di banner rerun, chiamiamola così, per le feod. Infatti è stato aggiunto con lo sfondo, se notate, per quanto riguarda le feod, per chi magari non aveva questi personaggi e li vuole sfruttare, potrà appunto sfruttarli all'interno delle feud. E Jesse non ha la free multi, ecco perché mi sembrava strano che ci fossero le free multi. Mi sono ingannato da solo, mi ricordavo delle free, però ho detto, ma le free non erano finite? E invece no, ovviamente la multi summon gratuita era per questo banner, che io direi di sfruttare subito se riuscissi a beccare niente ovviamente, però se fossi riuscito a beccare la BT o anche una Force di qualcuno dei due, non sarebbe stato male. Anche di Tidus stesso, che come DPS tendenzialmente è molto valido. Gabrant ha le condizioni migliori probabilmente come Force, però sinceramente non mi avrebbe fatto schifo. Vabbè, una multisummon terribile proprio, terribile proprio. E qui invece, oddio, io qua in realtà Snow ce l'ho. Io Snow in realtà ce l'ho con la BT. Non ce l'ho BT Plus, però Snow ce l'ho. Quindi in realtà è quasi indifferente. È quasi indifferente dove pullo. Quindi direi di poterne approfittare. Iniziamo a pullare e nel frattempo magari parliamo un pochettino in generale, senza entrare troppo nel dettaglio, di quello che effettivamente riesce a fare Jesse all'interno del gioco. Jesse è comunque un personaggio che a me personalmente non dispiace. Non la reputo essere comunque eccezionale, perché è un personaggio con meccaniche viste e riviste. Il delay, la manipolazione dei turni, danni, eccetera eccetera, diciamo sono cose che di già. Jesse, di già la Force dopo quanti ticket? Tra l'altro con un ticket singolo, non mi era mai uscita
una force con ticket singolo. La prima arma di Jesse è la prima arma di Jesse che ho pullato è stata la sua force, cioè allucinante. Il personaggio che viene portato automaticamente al 70, questo è già va benissimo. Top. In quanti ticket? In 7 ticket? No, di meno, 6 ticket, perché siamo da 999 a 993. In 6 ticket mi è uscita la force. Pazzesca. Grande Jesse. Ok, adesso mi basta l'LD. Se troviamo l'LD, io ho praticamente chiuso il banner, perché la X la posso comprare coi token, avendo scambiato i token X, quindi non c'è assolutamente problema e va bene così. E va assolutamente bene così. E quindi vi stavo dicendo che per l'appunto Jesse non la reputo essere un personaggio incredibilmente forte, almeno dal punto di vista dei danni, anche se comunque i danni ne fa abbastanza. Vi posso assicurare che comunque i danni sono tanti, perché abbiamo tanti dump HP, buoni buff a lei e alla squadra, quindi non è affatto male. Però la cosa importante in questo caso è che lei comunque può essere utilizzata come terzo personaggio, come buon terzo personaggio, nell'eventualità volessimo... Mi è già uscita pure l'LD. Jesse, ma io ti amo. Jesse, io ti amo. Veramente in 20 ticket, 29, perché dobbiamo contare 29, mi hai dato tutto quello che mi interessa. LD e Force, io la X ora la prendo coi token, visto che comunque i token ce li ho, e ho finito. Abbiamo finito di pullare. Ma benissimo, mi è andata veramente, veramente benissimo. Non potevo desiderare di più, anche perché i ticket comunque ne ho... ancora ne ho a bizzeffe da poter utilizzare. E ci prendiamo quindi la X con i tokens a questo punto, visto che i token X li abbiamo grazie alla campagna del Chiactus che ci ha dato tutto. Quindi la X ce la prendiamo così, e le 15 e le 35 ce le prendiamo anche con i token rossi, visto che li possiamo sfruttare. Quindi ci prendiamo tutte le 15, anche senza fare l'evento, me ne fotto, non è un problema. No, vabbè, tutte le 35 magari no, ne prendiamo una sola. Qualche token rosso conserviamocelo, perché alla fine va bene fare gli sboroni, ma sempre con moderazione. Non abbiamo bisogno di esagerare, no? All'interno di queste cose. L'armatura mi viene data sicuramente all'interno dell'evento, quindi inutile, anzi... Cioè, dovrei prenderne tecnicamente solo due copie, in realtà, ma queste sono cose che farò dopo. E avrò anche altre risorse da prendere grazie alle board, quindi mi è andata veramente, veramente bene, se devo essere onesto. E niente, ne parleremo più nel dettaglio stasera di Jesse. La vedremo anche in azione, perché ve la farò vedere in azione, ovviamente. Però non sottovalutatela, è un personaggio che comunque come terzo compagno può essere interessante. Il delay e la manipolazione, soprattutto per rushare i contenuti, anzi per rushare ormai questi contenuti finali e magari avere un vantaggio anche nei contenuti futuri che potrebbero essere un po' più difficili, avere comunque un personaggio come Jesse è sicuramente una marcia in più. Detto ciò, ovviamente io vi ringrazio per essere stati con me. Il video è venuto un po' corto, quindi meglio così, ma d'altronde va bene anche così. Forse butterò qualche ticket stasera per Tidus e per Gabrant, magari per ottenere qualcosa dei loro kit, anche se non avendo la BT in realtà non mi conviene più di tanto, però vedremo, magari stasera qualche ticket in più lo butteremo. Detto ciò, vi ringrazio, vi aspetto questa sera ovviamente come sempre sul mio canale Twitch, trovate tutto in descrizione. Io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!